Bentornati in un nuovo video su City Skylines 2. Questo credo sarà un video molto breve, in quanto non so cosa sia successo alla città, ma è praticamente impossibile andare a piazzare zone residenziali. Avevo un minimo di richiesta ad alta densità, ho piazzato qui due aree ad alta densità, ma comunque, come potete vedere qua dalla situazione dei disoccupati, avrei a disposizione intorno ai 16.000, più di 16.000 posti vacanti, ma non ho assolutamente domanda per zone residenziali. In più, sull'isolotto principale è impossibile andare a posizionare zona residenziale ad alta densità. Ormai l'isolotto principale è diventato solo di uffici ad alta densità. Ho provato off video, off camera, diciamo, a fare modifiche, a ricostruire tutta quanta la zona, ma niente. Dopo un po', non so per quale motivo, no, dopo un po', dopo un bel po' di tempo, l'idoneità alla zona residenziale da verde passa lentamente a rosso e non so quale possa essere la problematica. Quindi, sinceramente, non so come progredire in questa città. Volevo costruire ovunque, ma credo che allo stato attuale delle cose sia praticamente impossibile. Abbiamo risolto anche il problema di traffico un po' in giro, il problema dei treni l'abbiamo risolto, abbiamo fatto tutto quanto bello pulito, il guadagno c'era, però ormai, vedete, zona residenziale zero, non ho richiesta in alcun modo. Eppure, cioè, non c'è tanto traffico, acqua e luce ne abbiamo, situazione di assistenza sanitaria perfetta, rifiuti perfetta, antincendio perfetto, controllo disastri avevo fatto in uno degli ultimi video, avevamo posizionato i rifugi, situazione della polizia impeccabile, amministrazione buona pure, istruzione non manca assolutamente nulla. Trasporti, 124.000 cittadini usano trasporti pubblici, per cui la posta era pure in buono stato, telecomunicazioni impeccabili. Ho fatto alcuni tentativi, sono andato a piazzare anche addirittura tutti questi edifici, pensando, arrivano turisti, magari qualche turista decide di trasferirsi in città. Assolutamente no. I collegamenti non ci interessano. Questa è la situazione residenziale. Come potete vedere, la zona residenziale alta densità qui è impossibile. Posso costruirlo ovunque, tranne qui, ma comunque non ho richiesta di popolazione, per cui il problema non sussiste. Livello dell'edificio tutto verde, i rossi sono gli ultimi edifici costruiti, valore fondiario è al massimo, blu, qui stessa cosa, blu, tutto blu è. Valore fondiario dell'edificio verde, tutto quanto tranne gli ultimi edifici che sono sul rossiccio, ma è giusto che sia così, essendo da poco costruiti. Redditività delle aziende, massimo. Risorse naturali, vabbè, non ci interessa. La popolazione è questa qui. Tutti quanti felici e contenti. E inquinamento acustico. Qui c'è un po' di inquinamento acustico, ma l'inquinamento acustico c'è dovunque, tranne in questa zona perché è poco trafficata. Però
Credo sia comunque accettabile. Inquinamento del terreno è pari a zero. Inquinamento atmosferico in città è nullo, nelle zone residenziali. Solo qui c'è un po' di inquinamento, ma c'è la zona industriale, è giusto che sia anche così. Inquinamento del terreno è stato zero. Inquinamento delle acque, solo qui che piano piano se ne sta andando. Per cui la popolazione cresce comunque. Questa cosa è assurda. Vedete qua? Questo era un edificio. Io ho sbagliato. Pausa. Che c'era qua? Commercio. Scusa un attimo. Qua. Ti riposiziono questi. E questi così. Ok. Questo qua, abbandonato. Infelice, casa piccola. Una casa piccola, ma non posso costruirti altre abitazioni perché non ho richiesta. Quindi casa piccola è. Quindi così. Per cui credo che questo sarà. Aspetta un attimo. Questo sarà l'ultimo video dedicato a Luzzanze. Se qualcuno ha dei consigli su come andare a migliorare l'idoneità residenziale sull'isolotto principale, me lo scriva nei commenti per vedere un attimo se riesco a recuperare questa cittadina. Altrimenti mi prendo qualche giorno di pausa e poi ritorno magari, anzi, ritorno sicuramente con una nuova serie con una nuova città. Per cui, detto questo, vi saluto e ci vediamo nella prossima serie/video.